te. Ha chiamato qui un tizio. Sta cercando un autista. Ti interessa? Devo andare in tour nel profondo sud. Mi dica, è bravo in qualcos'altro? Pubbliche relazioni. Prevede qualche problema a lavorare per un uomo di colore? Lei nel profondo sud? Prevedo casini. Prometti che mi scriverai una lettera? Te lo prometto. Stiamo per interagire con alcune delle persone più facoltose d'America e ritengo che dovrebbe comportarsi in maniera più raffinata. Avanti, mangi qualcosa. Preferiscono macchiare di grasso la mia coperta. Mi si macchia di grasso la copertina. Mi hanno comunicato che non mi è permesso cenare qui. Temo di no. Perché fa tutto l'educato con quei coglioni? Perché per cambiare i cuori delle persone ci vuole coraggio. Che stai scrivendo? Una lettera. Cara Dolores, a volte mi ricordi una casa a due piani. Rischi di perderla così. Scrivi. La distanza che ci separa spezza il mio spirito. Innamorarmi di te è stata la cosa più facile che abbia mai fatto. PS, un bacio ai ragazzi? È come mettere un campanaccio per mucche alla fine della settima di Shostakovich. Ci sta bene. È perfetto, Tony. Avanti, esci! Non vinci quando usi la violenza. Vinci quando mantieni la tua dignità. Tu nemmeno li conosci, quelli come te. Tu, il pezzo grosso che fai concerti per i bianchi straricchi. Se per te non sono abbastanza nero e per loro non sono abbastanza bianco, allora dimmi chi diavolo sono io! Sono capaci tutti a imitare Beethoven. Ma quello che fai tu, con la musica, ti rende unico. Che si fa con le ossa? Si fa così. Raccoglilo, Tony. Ma se lo mangiano gli scoiattoli? Raccoglilo. Se amate film ispirati a storie vere, allora non potete non aver visto Into the Wild, sulla drammatica storia di Christopher McCandless, oppure Fuga da Alcatraz del 79, poi c'è Schindler's List del 93 con Liam Neeson, film davvero toccante di Spielberg, oppure la storia dell'inafferrabile furbissimo Frank Abagnale Jr., in Prova a prendermi con Leonardo DiCaprio e Tom Hanks. Qual è il vostro preferito tratto da una storia vera? Scrivetelo nei commenti qui sotto. E se vi piace la maglietta che indosso, potete trovare dove acquistarla nel link in bio, seguite sotto. Ciao da Valeria.